Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi sono qui per portarvi la review di Samuel Eto'o Sif, acquistato per 16.500 crediti. Presenta un 3 di piede debole, 4 di mosse abilità. Allora, questa è la versione Sif di Samuel Eto'o, dopo quella IF in cui mi ero trovato molto molto bene. Presenta un 86 di tiro, un 84 di dribbling e un 80 di passaggio e un 77 di fisico, che non è altissimo ma pur sempre buono. Andiamo a vedere le statistiche in gioco. Come vedete ha 92 di elevazione, che è veramente tanto, 87 di posizionamento dell'attacco, che avrei da ridire, poi vedremo bene, poi 87 di effetto al tiro, 86 di finalizzazione, 91 di rigori, 91 di potenza tiro. Allora, per le statistiche sembra un giocatore veramente molto molto buono, però adesso andiamo a vedere come si comporta in gioco. Allora, diciamo che la prima cosa che ho potuto notare è che ha un controllo palla veramente veramente ottimo, anche se spesso e volentieri non si trova sempre nella sua posizione. Infatti qua, come vedete, si dimostra il suo 91 di elevazione, è andato a sovrastare il difensore nel colpo di testa. Comunque, come stavo dicendo, spesso e volentieri si trova fuori posto. Nelle prime partite dove lo utilizzavo, come avete visto nel modulo iniziale, da unica punta, lo trovavo spesso largo e non dove sarebbe dovuto stare. Infatti molto spesso mi trovavo a tirare con Snyder o con Sosa, che non sono proprio degli ATT puri, infatti mi sbagliavano anche dei gol abbastanza clamorosi. Però c'è anche da dire che quando si trova nella sua posizione Eto'o non sbaglia praticamente mai. Diciamo che 8 tiri su 10 li butta sempre dentro. Infatti, grazie anche al suo elevatissimo controllo palla, riesce sempre a girarsi abbastanza in fretta, comunque a spostarsi nello stretto e a fare dei bellissimi gol. Ho provato anche a fare delle punizioni, diciamo che però non sono il suo massimo nonostante 91 di potenza tiro, quindi possiamo dire che se mettete il caso che avete uno Snyder in squadra, fate tirare punizioni a lui, non ha detto che direi che è molto meglio. Allora, un'altra cosa buona che ho potuto notare è anche il passaggio corto. Infatti molto spesso, visto che, come vi dicevo, non si trova sempre da ATT, riesce a fare dei buoni passaggi per Snyder o per i compagni per portarli poi a finalizzare in rete. Un'altra cosa che appunto possiamo notare di Samuel Eto'o è il controllo palla. Come dicevo, anche se si ritrova marcato da due o tre giocatori, riesce sempre, quando gli arriva pallone, a destreggiarsi molto bene e a fare anche degli ottimi tiri, come dicevo prima, mentre i long shot diciamo che pecca un po'. Anche se ha 91 di potenza tiro, non si nota tanto in game, direi in più che ha quasi un 80 scarso, mentre invece per i tiri di precisione o tiri dove serve un buon controllo del pallone non si smentisce mai. Infatti, come visto anche da questo pallonetto, è riuscito a tirarlo bene in porta con molta delicatezza. Poi qua, come vi dicevo prima, il controllo palla è molto elevato, infatti qui è riuscito a dare l'assist per Snyder, cioè anche se nonostante fosse praticamente marcato corpo a corpo un altro difensore e nonostante avesse solamente 77 di fisico, è riuscito a controllare il pallone molto bene, ad appoggiarlo per Snyder e ad andare in rete. Qui ancora, nonostante 77 di fisico, è riuscito a resistere alla carica del difensore, a tenere palla e a posizionarla sotto l'incrocio. Quindi diciamo che non dimostra quel 77 di fisico, ma ne dimostra molto molto di più in gioco. Nel corso della partita l'ho provato anche in altri moduli, nel corso della partita in cui l'ho testato, per vedere la sua efficacia, ma permane sempre il problema del posizionamento. Anche se magari poi nel stat del gioco ho provato a mettergli di rimanere sempre al centro, di non spostarsi mai, di non tornare mai indietro, nonostante tutto questo rimane sempre un po' fuori dall'area. Quindi questa, diciamo, che è la cosa che magari lo deficita meglio, anche se poi, come abbiamo visto, ogni volta che gli arriva la palla quasi sempre fa gol. Quindi, ricapitolando un po' tutto quanto, i pro sono il controllo della palla, assolutamente, poi adesso vi farò anche partire la miniatura sotto, i pro sono il controllo palla, la finalizzazione, mentre i contro, se possiamo trovarne qualcuno, è il posizionamento, che spesso non si trova mai dove dovrebbe essere, e forse anche il 3 di piede debole, che non è proprio il massimo. Quindi, come voto totale, ho deciso di dargli un 7,5, anche e soprattutto ne conta il fatto che il prezzo è veramente veramente molto basso adesso. Quindi se volete provarlo per divertirvi ve lo consiglio. Per questa review è tutto quanto, bella ragazzi!